Ragazzuoli miei, io sono Nevermind, bentornati su Lord of the Fallen. Quest'oggi vi spiego come sbloccare gli attacchi speciali di alcune determinate armi presenti nel gioco. Attualmente di questi attacchi, da considerare diciamo unici, se ne conoscono solamente due. Nel caso poi si scoprisse altro, vi terrò aggiornati con altri video. Per questo motivo, o se semplicemente vi piace quello che porto qui su YouTube, vi ricordo di iscrivervi al canale per supportarmi e rimanere sempre aggiornati sui miei futuri contenuti. È veramente un grande aiuto quello che mi date. Il primo attacco speciale che voglio spiegarvi riguarda la combo in dual spada di pieta e spada di alien l'affamata, mentre l'altro riguarda le due spade mano destra e sinistra del mietitore. La cosa particolare di questi attacchi è che non si attivano semplicemente equipaggiando queste coppie di armi, ma bisogna a quanto pare innanzitutto potenziarle al massimo. Provate se funziona anche prima, senza averle maxate, perché questo punto non viene specificato da nessuna parte, quindi provateci non al massimo, se non dovesse poi funzionare le potenziate. E oltre a questo è necessario seguire dei passaggi specifici seguendo questline distinte. Partiamo dalla coppia spada di pieta e di alien. Innanzitutto, per ottenere queste due armi bisogna rispettivamente uccidere pieta, la incontrate praticamente ad inizio gioco, e anche alien l'affamata, che è un boss affrontabile solamente nel percorso che ci farà poi ottenere il finale umbral, che è uno degli ending di questo titolo. Non sto qui a spoilerarvelo, il video non parla di questo, ma vi consiglio, se volete ottenerlo, di seguire una guida a parte, perché i suoi passaggi sono un po' complicati. Con i ricordi di queste due boss fight si ottengono queste due spade dall'NPC Molu nell'hub principale. La spada di pieta infligge radianza, mentre quella di Alien avvizzimento, e sono praticamente identiche anche esteticamente, con l'unica differenza del colore del loro raggio. Ovviamente, ragazzuoli, ricordatevi di avere le stats necessarie per poterle usare. Diciamo che sono armi perfette se volete utilizzare una build ibrida radianza e inferno. Una volta che le avete ottenute, come vi dicevo, non si sblocca in automatico il loro vero potere, ma dovete prima completare la piccola questline. Semplicemente vi basta ottenere la pietra strana, questo oggetto particolare, a Kallrath Bassa, il villaggio in fiamme, tramite questo ricordo. Una volta che l'avete ottenuta va consegnata a Pieta, che dopo un breve dialogo ce la ridarà indietro e sarà da quel momento in poi utilizzabile all'infinito attraverso l'inventario. In questo momento non è che ci interessa così tanto questa pietra, ma quello che abbiamo triggerato, quello che abbiamo sbloccato. E avendo completato questa piccola missione abbiamo finalmente sbloccato l'attacco speciale di queste due armi. Si attiva solamente premendo velocemente R1 e subito dopo il tasto R2. Vi lascio a schermo anche i tasti per il pad Xbox. Come vedete è abbastanza confusionario, però consiste in numerose esplosioni di radianza e avvizzimento in grado di causare veramente molti danni. Per quanto riguarda invece l'altra coppia di armi, le spade del mietitore, per sbloccare il loro attacco unico e anche la classe del crociato oscuro per la precisione, bisogna seguire la questline del paladino Isaac, che è un NPC che ci accompagnerà durante tutta l'avventura. Anche in questo caso, visto che gli step sono comunque tanti e da completare durante tutta la run, vi consiglio di nuovo di seguire una guida più dettagliata. La cosa importante che sbloccherà questo loro attacco speciale riguarda lo step finale di questa missione. È necessario evocare Isaac in Kallrath Alta, non riuscirò mai a pronunciarlo per bene, durante lo scontro finale col mietitore. Di conseguenza questo mostro, questo boss, non deve essere stato ucciso nelle apparizioni precedenti. Una volta sconfitto e ottenute le sue due armi da Molu, sempre l'NPC nell'hub principale, avremo già sbloccato il loro vero potenziale, che purtroppo nella mia run ancora devo ottenere, quindi ve lo mostro tramite questa clip. È praticamente lo stesso attacco speciale che faceva il mietitore. Mi raccomando, ricordatevi le statistiche per poterle usare. In questo momento, all'interno del gioco, di queste mosse uniche, di questi attacchi particolari, se ne sono scoperti solamente due. Se dovessero uscire altre news, ovviamente vi avviserò il prima possibile. Se avete adesso qualche dubbio sui passaggi da seguire, qualche incertezza sulle missioni o altro, lasciate pure un commento qui in basso, passate pure sui vari social che trovate a schermo e in descrizione, potete chiedere tranquillamente anche lì, e ricordatevi un mi piace se avete gradito questo video. Spero che vi sia piaciuto, io ero Nevermind, alla prossima, ciao ciao! We'll be right back.